Il mais è una delle piante coltivate dall'uomo con la maggior capacità produttiva di sostanza secca a ettaro. Ciò lo deve innanzitutto al grande lavoro di miglioramento genetico che l'uomo ha potuto fare su di esso. Ha potuto farlo su questa pianta perché è una delle poche che ha il fiore femminile distinto dal fiore maschile. In questo modo è più facile fare l'ibridazione, il processo di ibridazione che prevede innanzitutto che vengano costituite delle linee pure, e col mais è semplicissimo farlo perché basta autofecondare le piante su se stesse per un determinato numero di volte e si ottiene una linea pura, cioè un individuo omozigote che se incrociato con un altro individuo omozigote crea un ibrido, un individuo eterozigote in cui i caratteri vengono non solo i caratteri positivi ovviamente dei due genitori non vengono solo sommati ma addirittura si moltiplicano. Dando luogo a quello che noi chiamiamo il lussureggiamento degli ibridi, cioè abbiamo una potenza produttiva ancora più amplificata. Nei campi sperimentali che abbiamo ospitato quest'anno a Cacorniani, sono state fatte dei lavori che servono proprio per selezionare quelle che sono le linee pure da una parte e gli ibridi iniziali che vengono appunto costituiti con il lavoro di incrocio proprio fatto manualmente dai breeder, appunto vengono valutate in questo campo sperimentale dove noi su una superficie di più di 10 ettari avevamo 7-8 mila parcelle. Alcune parcelle erano anche di superfici molto ridotte, una decina di metri quadri. Sono stati rilevati tutti i caratteri genetici e alla fine è stato fatto il lavoro di raccolta con delle mietitrebbie parcellari che hanno valutato appunto il livello produttivo, la qualità della granella e tutto questo ha dato ai ricercatori una miriade di dati che permetterà loro di scegliere quali linee pure mandare avanti, mandare per esempio subito in questo periodo in controstagione in modo tale da dimezzare i tempi. La controstagione è la coltivazione delle stesse linee nell'emisfero sud del mondo in modo tale da avere una riduzione dei tempi del miglioramento genetico e dall'altra parte invece poter fare una valutazione preliminare degli ibridi che si sono ottenuti con il lavoro di incrocio. Gli ibridi che man mano che passano i vari livelli selettivi, possono arrivare anche a essere iscritti al libro varietale e essere poi commercializzati come ibridi coltivati dagli agricoltori per produrre granella, silo mais, eccetera.